Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua. Ho pensato di farvi il video della cioccolata calda, grandissima richiesta, perché voi me l'avete tanto tanto chiesto su Instagram dopo che ho visto la foto della mia bellissima cioccolata calda. Prima di tutto ci serve una bilancina. Vi faccio questo video con molto piacere, veramente, veramente molto, anche perché questa settimana Pachito non c'è, quindi diciamo che il canale Pachito Piccante rimaneva senza video, quindi per non lasciarvi con la bocca all'asciutto abbiamo pensato di farvi questo video. E cioccolata calda, sana, dietetica, light, leggera, veramente con ingredienti sani e possibilmente biologici, però insomma l'importante è che non contenga grassi e sia abbastanza naturale e sana, appunto con poche calorie. Ok, questa è la mia ricetta, ve la metto in sovraimpressione. È una ricetta che veramente ho sperimentato tantissimo, tante mangiate di cioccolata calda per arrivare a questa ricetta definitiva, che è una ricetta con ingredienti veramente sani, come potete vedere, soltanto zucchero integrale di canna e anche molto poco, cacao amaro, insomma, una ricetta molto molto sana e bilanciata, però è buonissima, non perde di gusto, è leggera, quindi è dietetica, però non perde di gusto. Utilizzo appunto lo zucchero integrale di canna mascobado, va bene qualsiasi marca, l'importante è che sia integrale e non sia lo zucchero bianco, appunto perché questo qua è molto molto più sano. Quindi vado semplicemente a pesare gli ingredienti, come avete visto, in una pentolina, che è poi quella che metterò sul fuoco, molto molto semplicemente. Ho messo il cacao, ho messo lo zucchero, adesso metto l'amido di frumento, un pochino che ci servirà per addensare. Voi se non avete l'amido di frumento mettete un qualsiasi amido, insomma penso che va bene un qualsiasi amido, mi trovo bene con questo qua, comunque ce ne vuole davvero poco, quindi qualsiasi mettete penso che andrà bene. Diamo una mescolatina e guardate che già abbiamo finito quasi, mancano pochissimi minuti per gustare la vostra cioccolata calda. Il mio amato latte di nocciole, questo qua ve l'abbiamo fatto scoprire io e mia sorella nei nostri video sul mio canale, quelli là di Shopping Bio, e come vi ho detto veramente un mio amato assoluto. Infatti io e Pachito vi abbiamo fatto pure la ricetta della Carlitella, quindi della Nutella light e sana, fatta appunto con questo latte di nocciola che io adoro tantissimo, amo tanto. Lo bevo caldo, lo bevo freddo, c'accio la Carlitella e adesso c'accio pure la cioccolata calda, quindi veramente è bellissimo questo latte, mi piace tanto, è sano, senza zuccheri ed è rende questa cioccolata calda un gusto nocciolato, no? Gianduioso, molto molto più buono e più dolcifica naturalmente, perché appunto vi ripeto non contiene zuccheri aggiunti. Però se non trovate questo, come nel caso della Carlitella che vi dissi nella Nutella fatta in casa, non vi preoccupate, va bene un qualsiasi latte vegetale. Il latte di avena che vi mostrai nel video del cappuccino, latte di soia, latte di mandorla, qualsiasi latte vegetale va bene, non vi preoccupate. Adesso andiamo a mescolare e adesso mettiamo sul fuoco semplicemente. Eccoci qua, allora, qua ci sono i broccoli che mangeremo stasera, piccola parentesi culinaria, e quindi dedichiamoci alla nostra cioccolata. Occorrono pochissimi minuti, veramente con questa ricetta che vi do, ragazze, non dovete stare le ore a mescolare cose importanti, bastano pochi minuti e alla fine un pezzettino di cioccolato fondente, amaro, ma proprio un pezzettino, 10 grammi. Ed eccola qua. Il cioccolato conferisce un sapore un po' più cioccolattoso, ancora più denso, guardate, è fantastica, io l'adoro, poi mi farete sapere? Fatela, taggateci su Instagram. Butta fuori, non fa niente. Oh, oddio, forse l'ho messa troppo. Oddio, sto sempre esagerando. Oh. Meraviglia delle meraviglie! Ma che c'è qua? Ma che vuoi tu? Sei venuto a fare l'assaggio? Ehi, assaggia! Così Assaggio dici. dalla pentola. No! Assaggia questa, l'ho preparata anche per te, guarda, ce ne sono due! Eccole qua! Visto che a Pachito la cioccolata calda neanche piace A tanto, me invece piace allora. A te tantissimo. piace, eccola qua, Nancy, la vostra amata, così ti addolcisci, visto che sei amara, che non è vero che sei dolcissima tu. Io adoro la cioccolata. Che bella, sono felice che l'assaggi tu. Finalmente una cioccolata light. Posso? Vai,
come una bimba, prendila, dai, prendila col piattino. Tutte e due? No, una sola. Questa è mia, nel frattempo assaggio pure io. Ma è densissima, è densa al punto giusto. Ti piace? Troppo? Dai, assaggia, assaggia. Buonissima. Scioglievolezza, dici la verità, Nancy. Non è perché densa? L'ho fatta io, no, ma è vero. Posa, posa. Dolce ma non troppo. Brava. Ci vogliamo inzuppare pure un biscotto? Ma sì, dai. Meno male che a me non vedono come mi sto combinando. Io rido perché vedo a lei tutta stricciata di cioccolata. Andate a Nancy, la faccia della felicità. Troppo la... goduriosa. Lasciamolo in questo momento di godimento. Guardatela. È 3 metri sopra il cielo. Ma cosa dico 3 metri? 20 metri. E poi penso che non fa nemmeno ingrassare. È vero, ed è anche sana. E soprattutto dopo non devi correre in bagno. Cosa è portato? Perché non so voi, io come bevo quella del bar, dopo veramente devo fare una corsa al bagno. Quindi veramente sono felice. Questa è super super leggera, con il latte macino. Andare in bagno, sì. Poi si sente proprio il sapore del cacao, della nocciola, buono. Guardate che meraviglia. Tieni Nancy, tieni. Va bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fate questa ricetta, fateci sapere cosa ne pensate. Le nostre ricette sono le vostre ricette. E vi diamo appuntamento al prossimo video, ovviamente col vostro pacchetto piccante. Io e Nancy. Va bene, ciao ciao, ciao.